Questo video sarà suddiviso in due capitoli, uno per chi non ha ancora giocato a Outer Wilds, ma che è curioso di sapere di cosa si tratti e senza spoilerarsi nulla, e l'altro capitolo è sostanzialmente una mia lettera d'affetto al videogioco, in cui parlerò di molte più cose e farò spoiler molto pesanti. Grazie e buona visione. Quanto è raro trovare un videogioco che ti faccia dire porco Giuda, con due G proprio. Quanto è raro trovare un videogioco che riesca a mettere alla prova le tue capacità di coordinazione, i tuoi riflessi, il tuo senso dell'orientamento e anche il pensiero laterale e la capacità di adattamento. Quanto è raro trovare un videogioco che possa lasciarti libero di fare quello che vuoi e al tempo stesso trattare temi profondi, molto profondi, con continui colpi di scena, con un'esplorazione non guidata ed assolutamente intuitiva. E infine, quanto è raro trovare un videogioco che abbia un impatto talmente forte da riuscire a rimanerti dentro per diverso tempo, soprattutto quando si tratta di un videogioco che probabilmente non rigiocherai mai più, se non tra 10 anni o giù di lì. In passato, come credo tutti o la maggior parte di voi che state guardando questo video, ho già avuto esperienze con questo tipo di videogiochi. Se dovessero chiedermi quale, mi verrebbe da rispondere subito ICO o Shadow of the Colossus. A pensarci bene anche The Last Guardian, però. Tutti i videogiochi di Fumito Ueda, insomma. Non li definirei videogiochi usa e getta, ma adatta alla loro struttura ludica che incorpora puzzle ambientali, approcciando il genere in modi diversi fra loro, una volta finiti non viene più tanta voglia di rigiocarli, perché ormai gli enigmi e i puzzle vengono memorizzati e non si ha più l'effetto sorpresa nel rigiocarli. Ciò non è né un difetto né un pregio, è semplicemente una constatazione. Però se questo tipo di avventura riesce a rimanere impressa nella mente e nel cuore di chi la vive, allora una sola run sarà più che sufficiente. Tutto questo mi è successo di nuovo recentemente, con un videogioco dal valore totalmente inaspettato. Sarebbe meglio dire che inaspettati erano tutti gli aspetti di questo videogioco per me. L'ho comprato in saldo su Steam a scatola completamente chiusa, sapevo solo si trattasse di un gioco di esplorazione spaziale e con coinvolto un loop temporale. E stop. Non sapevo manco le premesse della storia, o se ci fosse effettivamente una storia. Sapevo solo che me lo stavano consigliando tutti e che dovevo giocarci appena possibile, un po' come Disco Elysium, di cui non sapevo assolutamente nulla anche in quel caso. C'è poco da dire su Outer Wilds, anche se in realtà ci sarebbe tantissimo di cui parlare. Ma fare un video del genere non è semplice affatto, perché nella mia testa ho miliardi di galassie di cose da dire, ma come spesso accade, diventa difficile tradurre i propri pensieri su carta o su Microsoft Word in questo caso. È difficile parlare di un videogioco così, non perché sia un videogioco super cervellotico e complesso o chissà cos'altro, ma perché è difficile da presentare senza svelarne i dettagli, ma ci proverò comunque. Outer Wilds è un videogioco al 100%, si gioca e basta. Non ci sono cutscenes pre-renderizzate, non ci sono cutscenes di dialogo, anzi avvengono in un'unica prospettiva, come in Oblivion e Skyrim per intenderci, non come The Witcher 3, per fare un esempio. Si gioca e basta, si è liberi, dopo un brevissimo tutorial, di fare tutto quello che si vuole e andare dove si vuole. Non ci sono oggetti collezionabili, non ci sono segnalini per seguire cosa fare, non ci sono alberi di abilità e fin dall'inizio il gioco mette a disposizione tutti gli oggetti, che poi sono anche gli unici necessari per finire il gioco. Ovvero un radioscopio per poter captare segnali dall'universo e dai pianeti e uno scout per esplorare alcune zone altresì inaccessibili. E vorrei tenere a mente queste parole, ovvero libertà assoluta. Qualunque cosa vi stuzzichi la fantasia in questo videogioco, fatela. Non riuscirei a descriverlo in maniera diversa, detto sinceramente, perché è davvero un'esperienza unica, non solo nel panorama videoludico. È un'opera che affronta talmente tante tematiche e riesce a farlo in maniera scanzonata, sì, ma senza perdere di vista il focus principale, senza risultare mai troppo pesante, nonostante i temi trattati, e riuscendo a prendersi meno sul serio e alleggerendo l'umore quando serve. Insomma, tutta l'avventura viaggia su un sottile filo di spensieratezza, paura, frustrazione, noia, inventiva, gioia e scoperta. Ecco, la scoperta, la ricerca della conoscenza è un tema importantissimo di Outer Wilds. Che sia la conoscenza del nostro sistema solare, che sia la conoscenza di come funziona un determinato pianeta diverso dal nostro, che sia la conoscenza del senso della vita intera o che sia semplicemente la conoscenza di casa nostra, del nostro accogliente e stupendo pianeta. Outer Wilds premia la sete di conoscenza in maniera continua, e questo è il premio per il videogiocatore più curioso che si mette a provare le cose più strambe che possono venirgli in mente. Non c'è un premio in denaro che lo aspetta, non c'è l'arma più potente del gioco in un baule,
È la curiosità e la voglia di sperimentare l'arma più potente del gioco, che appunto premieranno poi il giocatore con delle scoperte e delle scene mozzafiato. Ricordo, niente scene pre-renderizzate o caricamenti, queste scene di cui parlo e che ovviamente non voglio spoilerare avvengono tutte in tempo reale e le vivrete tutte in prima persona. Non voglio spoilerare queste scene perché qualsiasi cosa vi dica sarà una sorpresa in meno per chi poi vorrà giocarlo. Ed è per questo che ho deciso di mettere scene così nel video e non sequenze di esplorazione o di gameplay, dunque perdonatemi. In Outer Wilds ho riscoperto cosa sia il senso di meraviglia dovuto alla scoperta. Quello che mi mancava da un bel po', nonostante giochi e videogiochi da almeno 20 anni. Non sono nemmeno sicuro di aver esplorato tutto quello che si poteva esplorare, eppure ho visto talmente tanto che credo di essere sazio. Anche se prima o poi tornerò sicuramente a girovagare. Perché già mi manca l'atmosfera, mi manca il senso di solitudine in mezzo allo spazio, mi manca anche il senso di compagnia che riesce a darti, scaldandoti il cuore. Il gioco riesce a funzionare benissimo, o senza risultare tedioso, o addirittura ripetitivo, come altri giochi del genere che promettono esplorazione spaziale. Perché invece di creare un mondo di gioco gigantesco, scende a compromessi, riducendo tutto, ma con una qualità ed una cura da fare invidia ai giochi AAA. È questo che intendo quando dico che sono stanco delle mappe gigantesche, ma che essenzialmente non offrono nulla. E soprattutto il videogioco funziona perché l'esplorazione viene fatta con la propria navicella. Non è un mezzo per nascondere caricamenti, senza metterci chissà quanto per raggiungere un altro pianeta. La nostra navicella è la nostra migliore alleata ed è un piacere avere finalmente un veicolo così in un videogioco del genere, senza dover imparare tantissimi comandi, tutorial infiniti e controlli ipercomplessi. Tutto questo restituendo comunque un ottimo livello di sfida nel controllarla. Oltre a funzionare, infine, come una vera e propria casa, un rifugio sicuro ed accogliente anche nello spazio più buio. Ecco, se dovessi paragonare la navicella di Outer Wilds a qualcos'altro di qualche altro videogioco, la paragonerei al Falò di Dark Souls. Outer Wilds inoltre mi ha insegnato ad essere paziente e ad accettare la frustrazione, trattandosi di un videogioco che non ti dà nessun tipo di indicazione, se non giusto il necessario su cosa fare per avviare la tua avventura. Il rischio di sbattere contro un muro in questo caso è altissimo, e per una persona poco paziente come me, soprattutto nei puzzle, alcuni momenti sono stati veramente difficili da affrontare. Ero frustrato perché non riuscivo a capire il perché o il come affrontare determinati ostacoli, in che ordine andassero affrontati e quale fosse il pezzo mancante. Però questo videogioco potrebbe essere un toccasana per chi è poco paziente o per chi gioca di fretta, perché c'è spesso bisogno di rimanere calmi e lucidi. Ora non rimarrò qui a dire che ho risolto tutti i puzzle senza nessun indizio che potesse sbloccarmi qualcosa nel cervello, anche perché un paio li ho trovati davvero criptici. Ma la soddisfazione di arrivarci da solo, a parte questo paio di casi, è impagabile. È difficile rimanere calmi e lucidi quando un videogioco come Outer Wilds ha dalla sua un sistema di reset dei livelli ogni tot di tempo. Un loop temporale, come dicevo prima. È una delle poche cose che voglio dirvi, ma voglio che non vi scoraggi, perché non è una meccanica punitiva. Affatto. Perché i progressi fatti fino a quel momento saranno comunque salvati, dunque non preoccupatevi. Anzi, ho imparato che questo lasso di tempo, se gestito bene, risulta essere più che sufficiente per fare ciò che si vuole fare, rimanendo calmi e non facendosi prendere dal panico, oltre a tenere sempre d'occhio l'ossigeno e il carburante. A cosa sia dovuto questo loop temporale, però, tocca a voi scoprirlo. Questa meccanica funziona molto bene grazie al fatto che ogni pianeta esplorabile possiede un level design unico che cambia man mano che questo lasso di tempo passa, rendendo dunque ogni sessione una vera e propria avventura. Possiamo dire che il tempo in Outer Wilds è una dimensione aggiunta alle tre dimensioni classiche dei videogiochi. Non solo, ogni pianeta ed ogni aspetto di questo sistema è soggetto alla forza di gravitazione universale e viene reso tutto in tempo reale. Ogni orbita segue le leggi fisiche del mondo reale, che sia di un pianeta intorno al Sole o di un satellite attorno al suo pianeta. Faccio un altro esempio, c'è un pianeta che si chiama Vuoto Fragile. Cercando di non spoilerarvi nulla, vi dico che Vuoto Fragile possiede una luna vulcanica come satellite. E questo fa sì che con il passare del tempo vada a cambiare la sua struttura, grazie a questi bombardamenti che arrivano da questa luna, che ci tengo a dire non sono soggetti a script ma seguono il motore fisico di gioco, dunque ogni impatto sul pianeta sarà puramente casuale ogni volta, come tanti altri eventi di questo gioco. A seconda del tempo non solo cambierà la superficie del pianeta ma anche la superficie della luna, che man mano andrà ad esaurire tutto il suo carburante, se così vogliamo chiamarlo,
Ed è per questo che il tempo è uno dei protagonisti attivi di Outer Wilds, che non solo aggiunge un altro grado di sfida, ma anzi aggiunge stratificazione narrativa, perché in Outer Wilds nulla è per caso ed anzi è collegato tutto ad un disegno più grande, che verrà man mano svelato al giocatore esplorando grazie ad una narrazione non lineare clamorosa di tutto rispetto, che si serve dell'esplorazione per poter poi risolvere i puzzle ed i misteri del gioco. Man mano collegherete tutti i puntini e finalmente sarà tutto chiaro. Perché il gioco in realtà si può finire subito, basti guardare le speedrun, ma mancano i tasselli per collegare tutti i pezzi all'inizio. Se vi sembra che in tutti questi minuti abbia parlato di tutto al contempo di niente, è per due motivi. Il primo è che, come ho detto nell'incipit, è difficile parlare di un gioco così, con tante cose che vorrei dire, ma con la paura di rovinare l'esperienza di molti. E in secondo luogo è perché spero che chi abbia visto il video finora sia invogliato ad andare a giocarlo e che non sappia assolutamente nulla di quello che lo attende. Infine in Outer Wilds ho capito come la nostra esistenza, che sembra così scontata e così lunga da sembrare da una parte interminabile e guardandosi indietro da sembrare che siamo da qui da sempre, sia invece molto fragile e precaria, di come non siamo altro che un puntino in un oceano sconfinato di tempo. Mi ha fatto capire come siamo così fortunati ad essere vivi in questo preciso istante e di come dovremmo apprezzare di più quello che ci circonda. Alla fine, come già detto, di fronte all'immensità del tempo e dell'intero universo, noi siamo solo un puntino insignificante, che però nel nostro piccolo, nel piccolo della nostra storia, siamo riusciti a raggiungere dei traguardi notevoli e, ahi noi, anche dei punti bassissimi. E adesso via. Invito tutti voi che non l'avete giocato a comprarlo subito e andare ad esplorare questo mondo incredibile messo in piedi da questi ragazzi così talentuosi. Anzi, avete presente quanto detto all'inizio sui giochi giocabili una sola volta? Come non detto, ho ancora tanto da fare e sperimentare su Outer Wilds, quindi vi raggiungo anch'io. Intanto cominciate ad abbrustolire i marshmallows. Bene, ci siamo? Siamo rimasti solo noi che abbiamo finito il gioco? Lo spero proprio, perché spoilerarsi Outer Wilds sarebbe criminale a dir poco. Un gioco così merita di essere scoperto da soli e con nessuno o altrimenti con il minimo aiuto esterno, perché la ricompensa è molto molto grande. Quando ho iniziato a giocare ero su cuore legnoso come tutti del resto, a fare il tutorial. Era tutto così bello, pacifico, tranquillo, rilassato. Ho preso i miei codici di lancio e mi sono detto, ma se invece di partire per lo spazio facessi così un giro sul pianeta, sul nostro pianeta? E già da lì avevo capito che questo gioco mi avrebbe dato grandi soddisfazioni per non farmi i cavoli miei. A parte il fatto che comunque già nel giro di 10 minuti penso ero caduto in uno di quei geyser ed ero morto. Comunque praticamente nel giro di 5 minuti dopo aver preso i codici di lancio avevo scoperto diversi luoghi, più la miniera non mai all'interno del geyser dopo il primo loop, e non avevo idea di cosa fosse tutta quella roba, di cosa fosse una pietra proiezione, cosa rappresentasse tutto questo. Inoltre esplorare subito cuore legnoso mi ha fatto prendere dimestichezza con le meccaniche di gioco, mi ha aperto gli occhi su quanti segreti possano essere scoperti negli altri pianeti e dunque mi ha messo in testa di controllare sempre più e più volte, e soprattutto mi ha messo in prospettiva la storia dei Nomai, ovvero quando risale il loro contatto con noi e che rapporto abbiamo noi con loro, e pensare che molta di questa roba si trova a pochi passi da noi. Il primo time loop poi è stato devastante, sapevo di una meccanica a tempo ma non pensavo minimamente fosse attivata subito. E dunque ci rimasi di sasso quando sentii quella musica e una forte esplosione arrivarmi addosso. Non avevo la minima idea di cosa fosse, non avevo la minima idea di cosa la causasse. Credevo che fosse la cometa che all'impatto con il sole esplodeva rilasciando il gas al suo interno e distruggendo il sistema solare. Pian piano poi ho iniziato a capire. Esplorare e capire, le parole chiavi per Outer Wilds, dopo tutto. Questo gioco mi ha veramente stravolto la prospettiva con la quale vivevo prima il minimo dei videogiochi. È stato un po' come iniziare a giocare per la prima volta, come disse qualcuno in un mio post, non mi ricordo chi in questo momento. Perché per la prima volta non mi è stato detto ok, devi fare questo, ma mi è stato solo detto vai ed esplora. Dunque ritrovarmi da solo e alla deriva con i miei pochi ma sufficienti mezzi a disposizione ha inciso molto sull'avventura. Per riuscire ad adattarsi alle varie difficoltà, per poter sperimentare nuovi modi di affrontare le sfide. Mi ha stravolto anche qualsiasi aspettativa avessi sulla storia e sulla narrazione, perché se da un certo punto di vista mi aspettavo un gameplay di altissimo livello, mai e poi mai avrei immaginato una storia così complessa, intricata, unica, divertente e commovente.
Mi ha fatto appassionare alla fisica quantistica e all'astrofisica per capire come possano funzionare determinati eventi nel gioco e capire la teoria che c'è dietro. Perché è tutto così dannatamente affascinante, anche se io sono veramente una capra in questo tipo di cose, però ci provo nel mio piccolo. L'arrivo su Vuoto Fragile e lo scoprire che avesse un buco nero all'interno del suo nucleo mi ha lasciato senza parole, anche dal punto di vista visivo. Però quell'effetto restituito dal videogioco è fenomenale ed è straniante, almeno per me lo è stato. Quanto è stato terrificante caderci dentro senza sapere cosa sarebbe successo. E per fortuna o per sfortuna ogni volta finivo fuori dal buco bianco, cosa che mi ha fatto bestemmiare non poco in diverse occasioni, soprattutto quando stavo per raggiungere luoghi tipo la fornace nel buco nero. E a proposito di fornace, ho adorato come con un po' di impegno, o meglio dire testardaggine, ci si possa arrivare in maniera diversa che da gemello cenere. Io poi l'ho detto, con i puzzle game faccio veramente pena, ma questo gioco mi ha preso, mi ha frustrato e mi ha frustato anche più volte. Ma mi ha fatto raggiungere livelli che prima non avevo mai raggiunto, livelli di consapevolezza. Mi sono divertito un sacco la prima volta che ho cercato di atterrare sulla luna quantica, delle manovre che manco Matthew McConaughey in Interstellar. E finalmente, quando mi sentivo un dio e credevo di aver capito tutto, ecco che ero di nuovo bloccato senza sapere come diamine arrivare a questo benedetto sesto luogo. Ed è anche questo il bello: ogni volta che senti la soddisfazione arrivare e il senso di onnipotenza attraversarti, ogni volta che si completa un enigma, ecco che ne arriva un altro. Ho adorato questo ridimensionamento, tra virgolette, del giocatore. È vero che non siamo nessuno, non siamo speciali, però facciamo parte di qualcosa, di questa magnifica danza astrale del nostro universo. Danza astrale che in Outer Wilds è accompagnata da una musica stupenda composta da Andrew Prowlow in maniera molto molto semplice ma superba. Niente super orchestre o cori che fanno venire la pelle d'oca. Pochi strumenti, strutture e melodie molto semplici che restituiscono le sensazioni giuste in ogni contesto. Come il tema principale, che a detta dell'autore stesso è molto semplice all'inizio e risulta essere una melodia allegra e spensierata, ma più si ascolta, più si va avanti nell'avventura, più diventa una melodia malinconica e riflessiva. Oppure End Times, che penso sia rimasta impressa a chiunque abbia giocato, abbia avuto un effetto tipo PTSD come i soldati del Vietnam. Il pianeta che ho adorato di più, però, credo sia Vuoto Gigantesco, perché ci sono atterrato per caso la prima volta e mi ha affascinato e terrorizzato tantissimo allo stesso tempo. Trovarsi di fronte a tutti quei tornado senza ancora capirne le meccaniche, perché ancora non avevo esplorato bene e non avevo capito come funzionasse effettivamente il pianeta. Tutto questo mi ha lasciato allibito, per poi scoprire che permetteva anche un'esplorazione subacquea. Tutto il processo poi di scoprire e capire come arrivare nel nucleo e superare la barriera di elettricità è stata una delle sfide più soddisfacenti che io abbia affrontato. Poi, quando sulla stazione solare ho realizzato che il piano dei Nomai era sostanzialmente fallito e che ora il nostro Sole era veramente arrivato alla fine del suo ciclo e che ogni volta con la sua energia si attivava il progetto Gemello Cenere, facendoci tornare indietro di 22 minuti, ho messo in ordine tutta la timeline della storia dei Nomai ed è stato destabilizzante, soprattutto perché ti mette ancora di più in prospettiva sulla nostra esistenza e su quanto piccoli siamo in uno schema così grande. Capire di essere arrivati alla fine di una storia, alla fine di tutto in realtà, e di essere l'unico strumento per poter compiere le volontà Nomai, oppure no, oppure non compierle. E la costruzione della storia che porta al finale è incredibile, soprattutto se si esplora quanto più possibile l'entrata nel progetto Gemello Cenere è da lasciare senza parole, così come lo è tutto quello che viene dopo. Sappiamo benissimo che se prenderemo quel nucleo sarà game over per tutto il nostro sistema solare. E anche per i nostri amici, ma alla fine sarà importante l'accettazione, ovvero accettare il fatto che noi non siamo lì per salvare nessuno, ma per compiere un volere supremo e accettare il fatto che prima o poi tutto finirà, per dare poi via ad un nuovo inizio. E poi la corsa contro il tempo per portare il nucleo a Vasciolo Nomai. La prossima volta andavo di fretta perché pensavo non ce l'avrei mai fatta in tempo. Dunque calcolai malissimo la traiettoria per Roboscuro e finii per sbattere violentemente contro uno dei punti di entrata, per morire miseramente in maniera che definire sciocca è poco. Poi però la seconda volta arrivato al vascello e fatte tutte quelle procedure mi sono ritrovato di fronte a quello spettacolo incredibile e terrificante di fronte all'occhio dell'universo. Sarò banale, ripetitivo, quello che volete, ma è stato uno dei migliori atti finali mai visti in un videogioco.
Ho visto anche che ci sono altri finali, alcuni molto divertenti e che aumentano ancora di più la voglia di esplorare e sperimentare. Potrei davvero continuare per chissà quanto tempo a parlare di questo gioco, però alla fine questi sono davvero i miei pensieri sparsi, dunque cerco di chiudere qui. Dedico questa piccola lettera ad Outer Wilds, ai suoi sviluppatori, a tutte le persone che ci hanno lavorato, agli amici che ho incontrato durante il viaggio, vicini anche se lontani, su pianeti diversi. Soprattutto a Solanum, che mi è rimasto o rimasta nel cuore come personaggio. Uniti tutti dalla musica e dalla curiosità, dalla passione per l'esplorazione e dal brivido delle sfide. Questo videogioco mi ha dato veramente tanto, più di quanto avessi mai potuto immaginare, e quel finale mi ha letteralmente messo in ginocchio, veramente. Poi comunque ci sono anche le cose divertenti, tipo il pilota automatico che ti fa schiantare nel sole, oppure tante altre cose veramente, veramente divertenti, che servono ad allietare l'umore di questa storia. E comunque, di tutti i momenti wow che ci sono in Outer Wilds, questo è il mio preferito, perché l'ho scoperto totalmente a caso. Grazie Outer Wilds e grazie a voi per la vostra attenzione. A presto.